Chainblock nasce nel 2013 da parte di Federico Pecoraro, che è mio socio e attuale CEO di Chainblock. L'unico modo che questo per acquistare Bitcoin in contanti sono i nostri bancomat. Permettiamo anche di conservare Bitcoin in maniera facile tramite una carta apposita che generiamo dal bancomat e a breve permetteremo anche di pagare in Bitcoin con i nostri POS fisici che installeremo sul territorio in location di tutto rispetto. Adesso abbiamo 6-7 bancomat attivo, di cui uno è temporaneo a Genova, gli altri si trovano a 2 a Milano, negli spazi di Talent Garden, uno a Firenze, uno a Torino e uno ad Alba. A breve ci affacceremo su tutta Italia, riceviamo un quantitativo come 100 richieste al mese di installazione di ATM. Sì, i nostri bancomat prevedono un processo di KYC per legge, quindi chiediamo documento fronte e retro, foto del volto effettuato direttamente dal bancomat alla prima registrazione. Successivamente si procede con l'inserimento del numero del telefono, a cui verrà inviata una password temporanea, scansione del wallet col QR code o poggiando la nostra carta, che è una tecnologia NFC, verrà riconosciuto l'indirizzo. Se inseriscono i contanti, si dà una conferma a schermo con un tocco e i bitcoin vengono inviati, bitcoin, ethereum, litecoin. La commissione si aggira tra il 6 e l'8%, siamo assolutamente al di sotto delle medie europee e di quelle mondiali. Abbiamo scambiato ad oggi più di 500 bitcoin, quindi parliamo di un controvalore di circa 4 milioni e mezzo di euro ad oggi. Abbiamo più di 7.000 utenti registrati. I nostri utenti tipo sono, diciamo che abbiamo un 30% di donne e 70% di uomini. Sono sia neofiti, quindi persone che si vogliono affacciare facilmente a questo mondo, che persone che hanno capito che è molto più comodo acquistare con i nostri bancomat, perché l'acquisto è istantaneo e con contanti. Bitcoin è la moneta di tutti, invece, è la moneta di ognuno di noi, è una moneta di cui si ha pieno controllo, le cui transazioni sono perfettamente tracciabili, non sono manipolabili. Ogni utente sulla rete Bitcoin ha un indirizzo univoco, che è l'indirizzo del wallet da cui opera, quindi si può risalire a tutte le transazioni, perfettamente trasparente, e c'è piena sicurezza. Poi si apre un discorso sulla sicurezza del wallet, quindi noi diciamo sempre che è importante scegliere il wallet corretto. È normale che ci sia fluttuazione, finché c'è speculazione, finché non si capisce il valore reale di Bitcoin, che in molti hanno già capito, altri un po' meno. Il prezzo è semplicemente regolato dalla domanda e dall'offerta. Crediamo fermamente che lavorando sull'adozione di Bitcoin come sistema di pagamento e come riserva di valore, come oro digitale, lavorando appunto a livello di informazione, si possa stabilire un prezzo, si possa ristabilizzare il prezzo o farlo comu vederlo comunque andare in crescita, perché ha una riserva finita, 21 milioni di Bitcoin, ce ne sono 17 milioni in circolazione, i prossimi 4 milioni entreranno in circolazione nei prossimi 120 anni. È logico pensare che il prezzo vada a salire se ci sarà tutta questa richiesta che c'è ora. Quindi il nostro consiglio è quello di non vendere, a meno che non sia strettamente necessario, e piuttosto di spendere Bitcoin, perché sono una moneta.